Ciao a tutte ragazze, eccoci qua finalmente con un nuovo video. Vi faccio vedere la mia home tour, super richiesta, anche se è un video che avevo già fatto in precedenza 4 anni fa. Eccoci qua nella casetta. Praticamente questo è il nostro soggiorno, come potete vedere abbiamo cercato di utilizzare tutti i colori neutri, abbiamo messo qualche dettaglio un po' shabby, tutto sul tono del marrone, del neutro e dettagli che a noi piacciono tantissimo. Dai dettagli sulle tende, a candele ovunque perché ci piacciono tantissimo le candele e il nostro quadretto del matrimonio che abbiamo appunto sostituito a un vecchio quadro e dall'anno scorso fa parte della nostra casetta. Come potete vedere non abbiamo il pollice verde, piante da noi solo finte e le uniche che avete visto sono quasi morte, quindi evitiamo di comprare piante vere, però ci piacciono tantissimo, quindi saranno piante finte ovunque. Lui è il nostro coniglietto, il nostro patatino e fa parte appunto dell'arredamento perché invade praticamente casa. Qua stiamo entrando nella cucina, quindi dal soggiorno si entra in cucina. Come potete vedere c'è un'isola in mezzo alla stanza con sopra questa bellissima cappa che a noi piace tantissimo perché è molto particolare. È composta appunto da questi mobili alti e questi bassi e molto semplice anche qua sui toni neutri. Se volete sapere come è organizzata la mia cucina, ho fatto un video un po' di anni fa, ma è rimasta completamente uguale, quindi all'interno dei cassetti, come la organizzo e tutto il resto, vi rimando al video che vedete adesso qua nei consigliati, comunque anche nell'info box. Queste sono altre due piantine, però sono rimaste vive. La cucina, se ve lo state chiedendo, l'abbiamo presa da Ikea e questo bellissimo quadro invece l'abbiamo preso da Juisk. Non so come si pronuncia, comunque ve lo scrivo qua sotto nell'info box. E niente, questa è tutta la nostra cucina. Come vedete i fuochi sono in mezzo all'isola. Abbiamo un televisore che non utilizziamo quasi mai, però ci piace tantissimo il nostro nido. Dalla sala arriviamo appunto a questa anticamera che ha questo armadio dove teniamo gli asciugamani eccetera e questo bagno che è quello meno usato, diciamo, perché è più lontano dalle stanze, dove c'è la vasca, il bidet e il water, appunto i sanitari normalmente, con il lavandino, quindi è un bagno completo, però è quello meno utilizzato perché si affaccia proprio sulla porta d'ingresso. Mentre proseguendo il corridoio vediamo la porta della cameretta che sarà tutta un work in progress, quindi non vi diremo nulla fino a quando non ci sarà un qualcosa di diverso perché è uno sgabuzzino in questo momento. E questo bellissimo bagno che è il nostro preferito, che ha la doccia stra mega comoda. In questo bagno, chiamato bagno grigio, appunto manca un bidet
a differenza dell'altro, però abbiamo questa doccia che abbiamo ricreato così col mosaico, con queste mensole per tenere tutti i miei prodotti e all'interno questo gradino. È molto grande questa doccia e ne vado molto fiera. E di fronte c'è la camera da letto, il nostro nido d'amore. E anche qui tutti i toni neutri, una volta era viola, quindi se siete curiosi e volete andare a vedere il vecchio home tour potete notare la differenza. Abbiamo anche creato questo muro fatto in rilievo con tutte queste piastrelle appese. Dal vivo è molto più bello, con la telecamera rende poco, con dietro dei LED per fare questa luce. Anche qua abbiamo aggiunto le prese su questo muro e poi sui comodini lasciamo semplicemente questo bellissimo portatè per metterci tutti gli accessori. Questa è la mia postazione make-up, a breve arriverà un video su cosa c'è all'interno, come è organizzata e tutto il resto. È molto semplice, è cambiata tantissimo con gli anni, però il mio stile rimane sempre uguale, quindi l'organizzazione è sempre la medesima, però ve la farò vedere aggiornata. E questa è la nostra camera da letto in toto. L'armadio che avete visto è questo qua in fondo, non è un armadio classico ma è una specie di cabina armadio. In più c'è quell'armadio in fondo che è tutto mio, con questa specchiera che all'interno contiene tutti gli accessori, almeno la maggior parte perché ne ho veramente tantissime, per avere un'organizzazione più semplice e più chiara. Tornando all'ingresso vi faccio vedere che c'è una stanza magica e inquietante, che è lo sgabuzzino, dove ci sono valanghe di scarpe perché sono scarpe addictive, un'asciugatrice e, come potete vedere, delle scorte di detersivi, shampoo eccetera, e qualche cosa per mangiare chiusa nelle scatole. Mi raccomando, non dimenticatevi di andare a vedere il vecchio home tour, come ho sistemato la cucina, per vedere le differenze appunto tra la vecchia casa Opi e la nuova casa Opi. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un sacco di like se vi è piaciuta questa tipologia di video, perché ci sarà a breve anche quello natalizio, visto la nostra grande passione per il Natale. Quindi un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!